Noi abbiamo, come al solito, in questo momento la nostra intervista, che non è mai completa, perché noi abbiamo quattro bei calici di vino qui pronti per il vino a tavola. Non è completo se non vedo accanto a me Wanda Rapisardi, che invito a venire qui con noi. E io intanto, mentre Wanda arriva, accolta anche da un cavaliere, da Daniele Lomonaco, io saluto qui proprio di fronte a me Davide Obino. Buonasera, Davide. Buonasera a voi. Ciao Davide. Allora, Davide, Racconteremo la bella racconteremo una storia, storia. diciamo, una storia che ti riguarda, e la racconteremo bevendo quale vino, Wanda? Allora, questo è un vino molto particolare, l'abbiamo scelto perché ha un nome molto simpatico. Nasce nell'86 con il nome appunto Where Dreams Have No Name, Have No Hand, cioè quando i sogni non hanno fine, no? E Quindi quindi direi che questo è si sposa molto perfettamente esatto. con il nostro momento. Il vino è friulano, poi ha cambiato nome in Were Dreams, quindi erano sogni, now it's just a wine. E quindi speriamo per l'aroma, insomma, che si possa cambiare questa dicitura, insomma, in vittoria. Ecco. E te ci riesci con i tuoi vini poi, devo Sì. dire, già non ti Il avevo. produttore è Silvio Yerman, che è un famosissimo produttore Ma friulano, come no? come dire, pioniere di, insomma, già nella metà degli anni 70, quando insomma l'industria del vino non era sviluppatissima, lui già produceva vini di altissima qualità. Benissimo, allora andiamo a assaggiare. Ricordiamo che questo è un angolo a cui teniamo particolarmente. Wanda Rapisardi è una sommelier professionista dell'Associazione Italiana Sommelier, che ovviamente ringraziamo. E grazie a loro scopriamo anche dei vini buoni che possiamo abbinare con quello che sta succedendo in questa settimana. E noi, i nostri sogni non hanno fine. Prego, Wanda. Poi i racconti sono Questo è anche belli facile da aprire, perché non c'è il tappo quando diciamo di sughero. si beve un buon vino. Davide, a proposito di sogni, tu diciamo. Sei molto giovane, 17 anni, anche se diciamo dimostri qualche anno in più, non tanti di più, però insomma anche diciamo nel modo di porti molto maturo. Tu avevi un sogno, no? Fino a pochi anni fa, un sogno che penso tutti quanti noi abbiamo avuto, il tuo sogno era anche molto vicino, diciamo, era realizzato praticamente. Ce lo vuoi raccontare? Qual era il tuo sogno? Vabbè, come tutti i bambini penso il proprio sogno è quello di essere un calciatore professionista. E finalmente, dopo tanto duro lavoro, ero riuscito addirittura ad arrivare a fare un provino con il top del top per un ragazzo della mia età, ovvero con quella che poi è la Roma. Tu sei poi tifoso Io della sono un Roma, grande tifosi tifoso della malato. Roma, vado spesso allo stadio, spesso e volentieri A quanti anni questo, Davide? anche. E 13 anni. E a 13 L'hai fatto anni. proprio a Trigoria o nella società presso No, cui nella società presso cui giocavo. giocavi? Che era il Casal Palocco, mi pare. Casal Palocco, esattamente. E ho fatto questo provino con dei buoni risultati e ero pronto a iniziare una nuova stagione. Come giocatore della Roma, piccolo giocatore della Roma, ma emozionatissimo perché proprio della Roma. E purtroppo una giornata sfortunata il 20 agosto del 2009, quando ormai ero pronto a iniziare la nuova stagione, Perché tu, ho così lo spieghiamo bene ai nostri ascoltatori, hai fatto questo provino prima dell'estate prima praticamente, dell'estate quindi avevo con la fatto il nuova provino e mi stagione avevano avresti indossato questa maglia. detto tieniti in forma e non ci saranno problemi. Mi ero tenuto in E forma, sei ero andato in pronto e vacanza, sono andato in ovviamente. Intanto io vacanza, come approfitto, tutti i scusate ragazzi. se interrompo, e farò anche un bel brindisi alla Roma, no? Con Ah, poi questo. siamo alla Roma. Con questo. Te l'aspettavi così a Roma? Apro No, un attimo una no, parentesi. Bene. assolutamente no, fantastica. Insomma, tanto gustiamoci questo vino. Ottimo questo vino. Sì, molto Stavamo dicendo, buono, molto buono. Davide, come tutti i ragazzi della tua età, a 13 anni vai in vacanza Sono andato al in mare. vacanza al mare con la mia famiglia. Che cosa è successo quell'estate? Siamo soliti andare in un bellissimo posto chiamato Pozzallo, dove l'acqua è splendida e c'è sempre un bel sole che Dove? ti Puglia? riscalda. No, a Palinuro. Ah. E questo posto è stato fatale perché il 20 agosto del 2009, per una serie di eventi sfortunati, è finito con me che stavo all'ospedale con un'amputazione transtibiale dovuta all'elica della barca. Riesci a spiegarcelo meglio? Se, se, Sì, non, se ti va di raccontare qualche stavo cosa. facendo. Eri in barca tu Stavo con in la tua famiglia? barca, stavo facendo
i doveri di colui che conduce una barca. Mio nonno mi ha sempre insegnato da piccolo a stare in barca e a comportarmi come ci si deve comportare. E io stavo facendo quello che lui mi aveva sempre insegnato. Per una serie di sfortunati eventi, e sinceramente mi sfugge come, mi sono ritrovato sotto l'acqua. Cioè sei caduto in acqua? Caduto in acqua con la mia gamba in mezzo all'elica della barca. E detta adesso proprio brutta, cioè è chiaro, uno poi, quando è che ti... Uno magari dandolo percepisce immediatamente il dolore, penso non sia neanche immaginabile per nessuno, diciamo, di noi. Cosa è successo dopo? Cosa avviene dopo? Non solo, diciamo, dal punto di vista fisico, ma evidentemente anche dal punto di vista mentale. L'amputazione me l'aspettavo. Infatti, hai perso conoscenza, Davide? No, fino alla rianimazione non ho perso conoscenza. E l'amputazione me l'aspettavo. Infatti, quando mia madre mi ha tolto dall'edica, la prima cosa che gli dissi è: non posso più giocare a calcio, adesso come faccio? Con tutto quello che ne consegue da un ragazzo che sta per perdere una gamba e ti chiede se non può più giocare a calcio. E il viaggio all'ospedale fu molto lungo e mi ritrovai dopo un po' di giorni, che sinceramente non ricordo quanti, a dover combattere con questa nuova realtà, che è la realtà di un'amputazione. E perché te l'aspettavi? Cioè tu hai percepito immediatamente che... Perché avevo dato una sbirciata alla gamba e da quello che si vedeva era irrecuperabile. Si vedeva benissimo che c'era un'amputazione netta e che non si sarebbe potuto fare niente per mettere in sesto il piede. Tu non hai nessun ricordo del motivo per cui sei caduto in acqua? Assolutamente no. Non te lo ricordi? No, zero. Ma come è stata questa nuova vita, questo nuovo approccio? Penso magari... Come queste 9 vittorie della Roma di fila, nel senso, uno non si aspetta cosa può succedere nella vita, non se lo può aspettare. Come io all'inizio di questa stagione non avrei mai detto che la Roma era pronta a vincere 9 partite di fila. Eppure questa amputazione mi ha portato un sacco di cose positive, perché oltre, va bene, all'assenza della gamba, sono riuscito a tornare a livelli con lo sport, con un altro sport che mi piace un sacco, che è la pallacanestro in carrozzina. Ho fatto nuove conoscenze e ho conosciuto quello che è il mondo della disabilità, che prima non conoscevo, che mi ha travolto in un vortice di conseguenze, per il quale adesso mi sento molto cambiato. Senti che proprietà di linguaggio proprio questo ragazzo. Infatti sono sinceramente incredibile, anche perché poi io ti dico una cosa, un po' cercato, io ho sempre pensato di immaginare, no? Ho avuto un amico che ha avuto un problema simile al tuo, e la cosa che io ho notato, oppure magari mettendomici nei panni, uno penso avrebbe voglia ovviamente di odiare il mondo, no? Nel senso, dice, o il destino, ammesso che uno ci creda o quanto ci creda, no? Dice, il destino che è stato ingiusto, uno mai può tendere a veramente a buttarsi giù o comunque anche arrabbiarsi, cioè più che la tristezza, penso la rabbia, no? Nei confronti magari di tutti gli altri. Invece il fatto non solo di vederti molto, molto sereno, ma anche parlare abbastanza senza problemi, diciamo, della tua storia, è una cosa che mi porta veramente a un enorme senso di ammirazione nei tuoi confronti, e penso anche della tua famiglia, perché bisogna avere una base bella solida, delle radici belle profonde per crescere in un certo modo, e quindi è affascinante, insomma, come tu lo racconti e come vai. Insomma, come stai andando? Adesso, insomma, sono rimasto abbastanza colpito. È stato, immagino, un percorso anche lungo, difficile, complicato, perché immagino che gli stati d'animo siano i più disparati, dalla più cupa disperazione, forse anche a qualche sorriso. È stato un percorso difficilissimo. È stato veramente un percorso difficile, poiché una volta che tu ti trovi lì su quel letto di ospedale con una fasciatura, una gamba che non c'è più, con tutti i dolori che ne conseguono, perché chi perde un arto in un incidente traumatico ha come effetto post-traumatico l'arto fantasma, ovvero un risentimento del cervello, per il quale tu il piede ancora lo possiedi e continua il tuo cervello a mandare questi impulsi al piede nonostante il piede non ci sia più. Quindi quelle le terminazioni nervose ancora aperte e vengono stimolate da questi impulsi che provocano molto dolore. Un'altra delle cose
peggiori di questo cammino sicuramente è l'indossare la protesi. Protesi che effettivamente oggi nel 2013 è sviluppatissima. Io grazie a questa protesi riesco a fare un sacco di cose che prima non mi aspettavo neanche di poter fare senza una gamba, premettendo che non conoscevo il mondo della disabilità, le Paralimpiadi e quello che ne consiste. Certo. E questa protesi io pensavo, va bene, me la metto, andiamo su, dove dobbiamo andare? Pensavo subito a uscire con gli amici e divertirmi. È stato un percorso invece molto più difficile, ho dovuto ripotenziare dei muscoli che si erano intorpiditi per colpa della lunga degenza a letto. Quanto sei stato a letto? Sono stato a letto 4 settimane sicure senza mai muovermi. Dopodiché sono rimasto sempre in ospedale per 4 mesi e mezzo facendo un po' di riabilitazione, cercando di rimettermi in forma. Personalmente ero il primo. Io ancora mi ricordo quando dovevo fare dei pesi con le gambe e la fisioterapista mi mise un misero chiletto sulla gamba. Io gli feci no, cioè, mettiamone 10, 15, io devo andarmene via da questo ospedale, devo godermi la mia vita. Immaginatevi un ragazzo di 13 anni che si vede tutta la vita passare davanti e con un incidente così improvviso e inaspettato, che pensa che ce l'ha fatta, che finalmente ce l'ha fatta, è finito il calvario e adesso è iniziato il momento in cui deve risalire per poi godersi la discesa. Tu, la tua preoccupazione è stata immediatamente il calcio, il pallone che non potevi più calciare, la maglia della Roma che non ti hanno fatto indossare. Sei riuscito a mettere in una scala ipotetica, insomma, le cose che ti dispiacevano di più? Cioè, il calcio è stato veramente, perché il primo pensiero è stato quello, ma il calcio è stata la cosa che davvero ti ha maggiormente angustiato in quel momento? È strano a dirsi, però sì. Cioè, la mia passione per il calcio era sconfinata, è come se fossi nato con un pallone ai piedi, era tutta la mia vita. Ho fatto 8 anni in porta, dopodiché avevo deciso di cambiare ruolo perché amavo De Rossi e decisi di prendere il suo ruolo nella mia squadra, cosa che avvenne con successo perché in poco tempo riuscii a diventare capitano della squadra e mediano di titolare. Il provino che hai fatto alla Roma l'hai fatto quindi come centrocampista, no? Non come portiere. Esattamente. E dicevo, e poi questa disperazione, insomma, come è riuscita? Qual è stata la scintilla che ti ha consentito di arrivare qui oggi, per esempio, con questa serenità e con questa bellezza che ti porti dietro? A parte mia madre, con tutto quello che ne consegue della famiglia, cosa importantissima che è stata per me in quell'attimo. Mamma che è qui, che è qui nel pubblico. Che mi hanno dato una forza che non aspettavo, cioè mi hanno fatto rinascere dalle ceneri come una fenice. E poi sicuramente è stato un altro aiuto grandissimo, è stata la possibilità di praticare lo sport. Per me è fondamentale, cioè nella mia vita c'è sempre stato sport, solo ed esclusivamente lo sport. E quello come è successo? Come sei rimasto uno sportivo, insomma, mentre eri sulla sedia a rotelle? Sono rimasto uno sportivo perché durante le fisioterapie, per andare e tornare dalla fisioterapia, mi divertivo a impennare sulla carrozzina come un teppistello in giro per i corridoi spaventando le persone. Dov'è che stavi? Della tua al Santa Lucia. Alzatevi. L'ospedale di recupero al Santa Lucia. Sì. E mi divertivo con questa carrozzina al punto che mi vide. Il coatto con la carrozzina. Facevo il coatto con la carrozzina perché me la cavicchiavo. E al punto che mi vide il preparatore, quello che poi diventò il preparatore atletico della mia squadra, che mi chiese se avevo intenzione di provare uno sport diverso per fare all'inizio un po' di riabilitazione diversa da quella normale, che sono i pesi, le flessioni, cose che comunque a ragazzino di 14 anni annoiano parecchio. E io non rifiutai, anche se il basket prima d'ora non mi era mai passato per la mente. Salì questa carrozzina e da lì amore eterno. Io e la mia carrozzina insieme in quel campo, insieme a 5 fantastici compagni di squadra, pronti a lottare per vincere la partita. E adesso qual è il tuo sogno? Il mio sogno adesso sarebbe vincere il più possibile, diventare uno sportivo a livello nazionale e internazionale, riuscire a arrivare un giorno in A1. Adesso gioco in A2 e la 1 è quella successiva,
e magari essere un giocatore, un pilastro di una nazionale che è quella italiana. È già una promessa, è già una promessa del calcio, del basket. Io c'è solo una cosa nazionale che non mi torna, lo sai Dani, devo dire, non mi torna su lui. Tanti c'hai veramente? Te non c'hai 17 anni mai? No, no. Cioè parli in un modo, cosa, io lo sto guardando tutto il tempo e dice che sta prendendo in giro, non c'hai 17 anni? Sì, sì, ho 17 anni, faccio il quarto liceo. Non so, fai complimenti perché, cioè, è una lezione. C'è un cruccio però, adesso dopo un'esperienza come questa, il cruccio, no? Dici quale potrebbe essere, che cosa altro gli potrebbe capitare. C'è un cruccio che forse, non so se gli va di parlarne, però in questo momento sta indossando una maglia che non è per lui, insomma, non ci si sente particolarmente a suo agio. Vero? Io ho letto, infatti volevo evitare di dargli questo dispiacere. Ebbene sì, per una circostanza particolare sono finito a indossare la maglia dei cugini... dei cugini con la speranza che sia solo ed esclusivamente una rampa di lancio per una carriera più ampia. Io devo dire, guarda, te lo dico veramente di cuore, io penso che Davide, in questo caso Davide Ubino, almeno personalmente, cioè io veramente l'ho vissuto così ascoltando. Io, padre Daniele mi conosce su uno e si lascia andare raramente, nel senso cosa. Penso tu ci hai dato a tutti quanti qualche cosa in più questa sera. Io, la tua storia già mi ha affascinato, nel senso la rinascita, la riconquista di se stessi, è già qualche cosa di grande. Così grande, così da vicino non l'avevo mai vissuta, quindi devo dire che penso, insomma, io ho avuto qualche cosa questa sera conoscendo Davide. Penso che la mamma, sentendolo parlare, la vedo qua, penso uno rinasce mamma, cioè diventare genitore, penso il piacere di avere un figlio così è una cosa enorme. Poi quando ho scoperto anche che ci ascolti per radio, capirai, insomma, capire che c'è un ascolto importante è veramente incredibile. Io ti auguro, visto che ci dobbiamo salutare, veramente tutto il meglio per la tua carriera sportiva e non. Poi da quando fai 18 anni? Il 21 aprile. Una data importante. Tu sei nato il giorno della nascita di Roma. La nascita di Roma. Senti, sta Roma come la stai vivendo tutto questo adesso? Questa Roma la sto vivendo come penso un po' tutti. Il mio piccolo difetto è che non riesco a guardare le cose solo dal punto di vista positivo. Mi aspetto che ci siano in un diagramma cartesiano dei punti che stanno al di fuori di quella linea retta che sono le 9 vittorie che bisognerebbe analizzare, però 9 vittorie, ragazzi, di cui l'ultima senza Francesco sono un miracolo di Garcia e della squadra. Parla di 17 anni, diagramma cartesiano. Diagramma cartesiano, io ancora qua. Di 17 anni, Roma prima, 9, 27, basta. Vabbè, basterebbe però anche quello. Davide, noi raccontiamo vite imperfette in questa trasmissione. Tu di partite perfette ne hai giocate quando eri ragazzo a calcio, ne stai giocando probabilmente adesso a basket, ma sicuramente qualche insegnamento ce l'hai dato tu stasera a noi. Quindi grazie per la tua presenza a noi e ovviamente in bocca al lupo per la tua carriera. E ti seguiremo anche in radio quando ci vuoi chiamare. Sarebbe piacere un giorno averlo accanto a uno studio olimpico che commenta proprio con noi la partita. Sarebbe divertente. Ti va? Sì, dai, allora andata. Dai, la prossima secondo me è già Torino-Roma domenica. Adesso vediamo, ci mettiamo d'accordo. Un grande applauso, grazie a voi. Grazie davvero, ci fermiamo per un attimo, vediamo tra poco.